Come ogni anno, dall'idea originale di creare il Safety Leadership Event, abbiamo sempre pensato che non ci poteva essere un Safety Leadership Event senza un Safety Leadership Award, che premi persone, idee, gesti consapevoli e inconsapevoli che contribuiscono a diffondere il valore di salute e sicurezza. Quindi darei sigla, la sigla di sempre, il Safety Leadership Award, e poi vediamo chi sarà il premiato di quest'anno. Sarà il premiato del primo Safety Leadership Award, quello 2016. Gianmarco Mereo, che è in sala e che invito a raggiungere il palco. Intanto vediamo la premiazione del Safety Leadership Award 2016. Gianmarco, dove sei? Vai, vai, avvicinati al palco. Intanto ricordiamoci quei momenti. Adesso capisco perché avete messo quelle bellissime tende. Grazie. C'era qualcosa. Siete dei grandi. La foto. Perché le tende erano giallo-rosse. Grande. Gianmarco, un combattente, un guerriero, protagonista con Rosso Levante di Giorni Rubati, più straordinario spettacolo teatrale sulla sicurezza che conosciamo, penso, al mondo. Aspetta un attimo, Giamma, vuoi dire subito qualcosa? No. Perché invece vediamo anche chi, ricordiamo anche chi è stato premiato nel 2017. Il Safety Leadership Award 2017 è stato assegnato alla memoria di DJ Fabo. Vediamo un attimo un piccolo videoclip degli emozionanti momenti dell'anno scorso a Firenze. E inviterei Marco Satta per aver detto ai suoi amici: in punto di morte, non prendetemi per scemo, ma devo chiedervi un favore: mettete sempre le cinture, non potete farmi favore più grande. Dedichiamo il Safety Leadership Award 2017 alla memoria di Fabiano Antoniano, noto come DJ Fabo. Quindi, il premio è un premio. Riceve il premio Valeria Imbrogno, la sua compagna di una vita. Chi è che c'è? Momento molto emozionante l'anno scorso. È un premio di Fondazione dell'HS, quindi Marco leggerà le motivazioni, ma Stefano Bozzini. Allora io l'ho cercato su Facebook, gli ho chiesto un contatto su Messenger, e gli ho scritto un messaggio, gli ho detto: Stefano, capisco quello che è successo, ma ho soltanto una cosa voglio chiederti, solo una domanda. Perché avevi la cintura? Io volevo solo sapere perché lui aveva la cintura e gli altri no. E lui mi rispose questo:
su Messenger. Guarda, ti posso solo dire che la mia è un'abitudine, una bella abitudine che forse è stata quella a salvarmi la vita, non lo so, qualcosa di superiore. Comunque certe cose non succedono per caso. Un'abitudine, una scelta consapevole o inconsapevole, diventata abitudine che nel momento in cui shit happens, nel momento in cui succede quello che non deve succedere, ti salva la vita. E allora ed è per questo che il terzo Safety Leadership Award lo assegneremo a Stefano Bozzini. Che è seduto in sala e sarei veramente onorato se volesse avvicinarsi al palco e raggiungerci. Vieni qua perché adesso c'è la lettura ufficiale di sì, Fondazione. Abbiamo preparato due parole per contestualizzare un po' meglio anche il nostro pensiero nei confronti di quello che è successo, di quello che ti è accaduto e delle cose che hai fatto. Le cose accadono. A volte, quando non sappiamo spiegare perché, pensiamo che sia soltanto il caso a governarle. Forse non ci accorgiamo che dietro a quell'episodio, a quel fatto, c'è quasi sempre una scelta, qualcosa che abbiamo fatto o che abbiamo evitato di fare, consapevolmente o meno. A volte sono proprio gli episodi stessi della vita, che noi pensiamo casuali, a guidare le scelte che facciamo, a farci prendere nuove decisioni, a ispirare in noi nuovi comportamenti. Spetta a noi il compito di riconoscere l'importanza di quei momenti, di dargli un senso, perché non rimangano sommersi in mezzo a tanti altri episodi, tutti uguali tra loro. Per Stefano, allacciarsi la cintura, quando saliva in auto era già un'abitudine e quell'abitudine gli ha salvato la vita lo scorso 21 aprile. Questo premio non è solo il modo per celebrare quel momento in cui Stefano si è salvato, ma soprattutto per trasformarlo in un'azione profonda che spinga ognuno di noi a difendere il valore della vita. Per questo il Safety Leadership Award del 2018 va a Stefano Bozzini. Grazie. Allora, sappiamo che Stefano è un ragazzo giovane, è anche un ragazzo un po' timido, quindi eviteremo di metterlo in imbarazzo con domande. Vorremmo fargli sicuramente porgli tante questioni, chiedergli dei ricordi di quella sera. Evitiamo di farlo, ricordiamoci di questo bel momento e che possiamo celebrare insieme a lui. Grazie. Sono molto, molto emozionato di essere qui oggi e niente, non ti preoccupare, va bene così. Va bene, Stefano. Grazie. Oggi abbiamo l'occasione, siccome io sono un padre, di un figlio dell'età di Stefano. Abbiamo la presunzione di essere più grandi, di essere più adulti, di insegnare a quelli che hanno meno anni di noi come ci si deve comportare. Molte volte solo con le parole, senza sfruttare la cosa più importante, l'esempio. Mia figlia ha 12 anni, quando si siede in macchina, fa papà, perché non parti? Perché non ti sei messa la cintura? E quando parti? Quando ti metti la cintura. E se facciamo tardi, devi mettere la cintura. E se non parti, c'è la cintura. Ma questa cintura, c'è sempre la cintura. Allora, per sdrammatizzare un po', oggi un ragazzo di 18 anni, giusto? 20. Ti facevo più giovane, dimostravi di me. Ci ha dimostrato che una sana abitudine, come ha ripetuto Davide, una giusta abitudine,
una giusta cosa da fare, perché è giusto proteggersi per se stessi, per chi si vuole bene, per chi ci vuole bene, per le persone che ci amano e hanno piacere di stare con noi, proteggerci, perché non stiamo proteggendo una cosa piccola, ma una cosa grandissima. E oggi Stefano ci ha detto: io sono più piccolo, ma vi posso insegnare qualcosa. Grazie. Grazie Stefano. Grazie.